Grazie a tutti per essere qui oggi, grazie soprattutto a Marina e all'organizzazione che hanno voluto che io fossi qui. Io sono molto contento di esserci e di poter dare il mio piccolo contributo. Ma io non è che vi debba raccontare molto della mia storia. Io ho lavorato per tanti anni negli ospedali pubblici, e ero un dirigente medico di primo livello come tanti altri miei colleghi, e ad un certo punto ho iniziato a mettere in critica le cose che venivano fatte o che vedevo, e questo in contemporanea con un percorso personale, prima ancora che di professionista, di essere umano, che andava radicandosi in me. Questo pian pianino mi ha portato ad approfondire tutta una serie di tematiche che magari nel percorso ufficiale di medicina non erano state affrontate, come per esempio l'alimentazione. Ho conseguito un master in un'università italiana, quindi anche quello ufficiale, ma di alimentazione vegan, e mi sono dedicato, credevo di poter fare del mio meglio in ospedale per applicare le mie conoscenze di alimentazione anche alle patologie che man mano si presentavano. Però mi sono dovuto scontrare con la realtà e quindi con le minacce, con il mobbing, con una vita che cominciava ad essere veramente difficile, per cui ho fatto una scelta, quella di licenziarmi e di passare alla libera professione, e per alcuni ogni tanto racconto, alcuni mi dicono ah, però coraggioso, alcuni penso che sia stato incoscienza o una pazzia, per cui allora, aspetta un attimo che vediamo se la legge, perché diapositive, il futuro è vegan, questo, vediamo, è un PDF, vuol dire che è quello che legge, perché se non lo legge, tanto io non ho animazioni, come basta che me lo metti in visualizzazione massima, ecco, così non possiamo togliere questa roba? E quindi adesso aspettiamo un attimo che andiamo, ecco fatto, ok. Negli anni mi è successo anche, io sto in piedi perché non è che voglio star seduto, negli anni mi è successo anche di scrivere un libro che si chiama Medicina Consapevole e che in qualche modo è stata la summa della mia crisi professionale. Per chi vorrà guardarlo semplicemente, c'è fuori un tavolino, lo può guardare o acquistare se vorrà. Sì, mi faccio tutto io, non c'è problema. Naturalmente nel libro parlo di tante cose che riguardano la medicina di oggi e anche l'alimentazione, naturalmente, con il mio punto di vista, che poi può essere opinabile. E ne possiamo sempre discutere, ricordiamocelo. Non ci sono mai verità acquisite, ma verità da conoscere tutti insieme. Sì, forse è meglio perché, più che altro per loro, perché io ho una bellissima visione, per cui... Si vede bene? Vediamo. Sì, dai. Un po' sbiadito come piatto di verdure, ma... ma sapete, i vegan mangiano male, mangiano scondito, sono denutriti, hanno le malattie peggiori di sto mondo, i bambini vegan sono tutti in ospedale, e quindi è colpa nostra. Sappiatelo, se volete allevare dei figli in modo vegan... sarete considerati responsabili dell'aumento della spesa sanitaria, perché riempirete gli ospedali di bambini e ammalati, e questo è una gravissima pena che vi toccherà scontare. E invece gli obesi, i bambini obesi, diabetici, a causa di tutta una serie di cose, sono in libertà vigilata.
Allora, io ho tante diapositive, ma non ve le mostrerò tutte, ve ne mostrerò una parte perché a me interessa che si portino a casa dei concetti. Non sono qua venuto a farvi nessuna lezione, perché non sono un professore, sono venuto a condividere delle cose. Per cui io, come metodo, parto sempre dal passato. Perché? Perché molto spesso quello che è nel presente, lo vediamo, ma se non conosciamo quello che ci sta dietro, che c'è stato dietro, quindi il primum movens che ha mosso tutta una serie di cose, è difficile, più difficile trarne una lettura. Allora vi dico che queste sono alcune frasi che ci sono ritrovate nel recente passato. Vi parlo degli anni 70, degli anni 60. Nel futuro, il progresso tecnologico mutuato dai viaggi nello spazio, abbiamo conquistato la Luna, forse, e ci farà mangiare un pasto completo con due o tre capsule. Quindi questa tecnologia imperante e il futuro tecnologico farà in modo che ci sarà cibo per tutti in quantità. Chi non vorrebbe questo? Nel futuro sconfiggeremo la fame nel mondo. Ecco, queste frasi, magari chi è meno giovane, se le sentite dire anche attraverso la televisione, quando la televisione stava alfabetizzando un paese che usciva da una guerra, anzi da due guerre che l'avevano devastato. E quindi sono frasi di speranza, sono bellissime. Quindi chi non vuole in qualche modo credere a chi si è fatto portatore e portavoce di queste cose? Però poi le abbiamo riassunte in questa immagine qui che è diciamo, quantomeno, diciamo, poco invitante dal punto di vista della condivisione, dell'alimentazione. Diciamo che soprattutto mi inquieta il pacchetto di plastica nero. Cosa c'è dentro? Cosa c'è? Che non deve neanche vedere la luce del sole? Che chimica? Che chimica è presente all'interno di quel sacchetto per cui è così fotosensibile? Di solito la frutta quando è esposta al sole matura, migliora le sue condizioni nutrizionali. Quel sacchetto lì no. E poi vi voglio far vedere questa immagine, a me molto cara, perché quando ero bambino avevo la raccolta delle monetine strane, non perché fossi un collezionista di monete, no, ma come tutti i bambini c'erano le 100 lire sempre uguali, poi arrivavano le 100 lire con una immagine diversa e a me bambino faceva curiosità e allora la mettevo da parte. Questa ce l'ho ancora. Vedete? Nutrire il mondo. Chi sponsorizza questa frase? La FAO. Siamo nel 1979. E si stava festeggiando il decennio in cui la FAO si era resa promotrice, attraverso gli agricoltori europei e diciamo, di tutto il mondo, di che cosa? Di quello che vedete poi nell'immagine, il famoso rovescio della medaglia, perché davanti c'è una bella signorina, non so chi sia, sarà sicuramente un'immagine artistica creata ad hoc, ma il retro della medaglia, in questo caso della moneta, mostrava un vitellino che veniva allattato da sua mamma. Immagine bellissima, bucolica, ma che cosa voleva dire? La FAO, in quel decennio precedente, aveva promosso presso gli agricoltori gli allevamenti intensivi cioè a sfavore delle coltivazioni che fino a quel momento venivano fatte dagli agricoltori, dicendo appunto sfameremo il mondo con gli allevamenti intensivi, nutriremo il mondo, vedete, nutrire il mondo, e così guariremo tutti dalla fame e risolveremo il problema della fame nel mondo. Già nel 79 un conio della Repubblica Italiana, ancora eravamo una Repubblica Italiana che aveva un conio e quindi una propria moneta, e siamo arrivati a questo. Forse vi è giunta, a me è giunta notizia, pur non avendo da circa 16 anni la televisione, ma forse vi è giunta notizia che ancora si muore di fame nel mondo. È la stessa notizia, confrontiamoci, perché magari io ho dismesso la televisione 16 anni fa e non sono abbastanza informato, però se qualcuno di voi ha delle notizie più fresche riguardo alla fame del mondo, se è stata risolta, magari negli ultimi 2 giorni un viaggio di Renzi ha risolto tutto, non lo so.
Vedete, questo è un oblò per studiare tutta una serie di modalità fisiologiche degli animali. Queste sono le galline in batterie, quelle tristi. Queste sono invece quelle allevate a terra, quelle felici, quelle che nel pacco dell'uovo c'è scritto galline allevate a terra, sono felici. In quel capannone che vedete, ogni tot c'è una finestrella di 20 centimetri e la gallina liberamente può scegliere di andare anche fuori a prendere un po' d'aria. Mi immagino tutte le galline, sapendo che il cibo è lì, quante galline vanno in perlustrazione fuori dal capannone. Ma questo non ce lo dicono. Negli anni 70 un pollo, per arrivare al macello, ci impiegava 70 giorni. Oggi ci impiega 48 giorni. Vedete, il petto si è allargato, perché forse probabilmente andava a scuola da Manuel. Dov'è Manuel? È andato via? Vabbè. Diciamo, l'atletica ha fatto passi da gigante anche nei polli, per cui un po' di bodybuilding, un po' di estrogeni, un po' di ormoni, un po' di roba sintetica, e il pollo ha avuto un aumento di pezzatura e non solo, signori, una riduzione della tempistica con cui può essere portato al macello, per cui più velocemente immesso nel mercato. E così succede con i maiali, e così succede con tante altre cose. Vedete, questa è una pubblicità, la scritta censurata aveva un'animazione, io non uso molte animazioni, ma questo non cambia molto. Federcarni ha recentemente promosso questa pubblicità attraverso i suoi macellai, che compravano a fior di quattrini i sacchetti con queste pubblicità. No ai grassi, sì alla carne. Naturalmente tutto questo è stato censurato perché le fandonie che venivano scritte erano così enormi da non poter essere veicolate al pubblico, perché che una carne non abbia grassi e che siano eventualmente grassi salubri, visto che sono per la maggior parte grassi di origine satura, quindi a lunga catena, rigidi, che vanno a depositarsi direttamente sulle nostre arterie, era sicuramente una fandonia. Per cui poi questa campagna, che è stata molto fortemente voluta da Federcarne, è stata censurata. Stessa cosa per gli allevamenti di pesce. Oggi il fermo pesca si va sempre di più arretrando. Cos'è un fermo pesca? A un certo punto i pescatori vengono inibiti dalla loro attività di pesca, gli viene dato dei soldi mensilmente per, come dire, coprire il fatto che non vanno a pescare e quindi non possono avere guadagno. Ogni anno si è sempre di più spostato. Vi posso dire che già agli inizi di agosto è scattato il fermo pesca. Quindi praticamente poco oltre metà anno i pescatori non possono andare a pescare. Perché? Perché non si è certi di andare a distruggere più di quanto già non sia il territorio marittimo con la pesca a strascico che viene fatta. Il pescato che viene prodotto per la maggior parte viene ributtato in mare come scorie, il pesce non è vivo a quel punto, perché appunto quel pesce magari non ha pezzature ottimali per il mercato o non è un pesce apprezzato dal mercato. Vi ripeterò molte volte questa parola mercato, perché poi dietro scopriremo che c'è anche lì il rovescio della medaglia, però lasciatemelo dire, è una parolaccia, a me non piace molto, però è così. Cerchiamo di pensarci ogni tanto, cerchiamo di fare un po' il punto dall'altra parte. Io quando ho un paziente, cerco sempre di mettermi nei suoi panni. Cerchiamo di metterci ogni tanto nei panni degli animali. Io vi invito a, se vi fanno entrare naturalmente, io quando ero piccolo ci entravo nei mattatoi, perché avevo 8 anni, e avevo scelto di fare il medico a 6 anni, senza avere nessun parente medico, senza avere nessuna imbeccata familiare. È stata un'esigenza perché ritenevo che si potesse essere utili per curando le persone. E allora dentro di me dicevo, se vedo il sangue, se vedo un mattatoio, potrò in qualche modo capire se la mia scelta è una scelta che posso fare oppure no. Idee di bambino. Ebbene, quello che ho visto nei mattatoi non lo auguro a nessuno, soprattutto quello che ho sentito.
Un animale sa già quando sta per andare a morire e piange e soffre come chiunque di voi potrebbe fare. Ma andiamo ad Expo. Abbiamo avuto la possibilità di essere in tutto il mondo presenti nel 2015, non nel 1979, e fantasia diciamo, di coloro che si dedicano al marketing, guardate com'era lo slogan: anziché nutriamo il mondo, nutriamo il pianeta. Dopo tanti anni, dal 79 al 2015, lo slogan è sempre uguale. E questo slogan era mosso da chi si occupa davvero di alimentazione, perché gli sponsor ufficiali sull'alimentazione erano questi tre. Bene. Questa è una scala che ve la faccio vedere, ma poi ve le mostrerò una molto più semplice, ecco qua. Per produrre un chilo di carne in allevamento, perché ormai l'animale non è più un animale, è un oggetto che viene usato per produrre quantità di qualcosa che viene venduto sul mercato. Per cui per produrre un chilogrammo di carne di manzo, questo dato è un dato edulcorato, vi devo dire, 15.500 litri. Se consideriamo tutta l'acqua che serve per il foraggio OGM che viene prodotto e poi dato agli animali, quello che serve per pulire l'animale, le stalle, eccetera, eccetera, questo 15.500 arriva benissimo in un Fiat a 100.000 litri d'acqua. Sapete cosa ci fa una famiglia del Bangladesh con 100.000 litri d'acqua? Ci vive per 3 anni. Direte voi, beh, quelli del Bangladesh sono risparmiosi, non si lavano molto. Noi invece in Europa ci laviamo molto. Una famiglia di 4 persone in Europa ci vive per 6 mesi. Questo accade per 1 chilo di carne. Un vitello, vi ricordo che pesa 600 kg quando viene abbattuto e quando nasce ne pesa 50-60. Quindi abbiamo un 550 kg da far crescere, moltiplicati per 100.000 litri d'acqua, moltiplicato per tutti i capi di bestiame che vengono uccisi ogni anno. Stiamo parlando di miliardi di capi di bestiame. Le risorse idriche nel nostro pianeta di acqua dolce, stiamo parlando, sono minuscole rispetto alla possibilità di acqua salata che abbiamo. E naturalmente non vi faccio il discorso per tutti gli altri, è un esempio. Vedete? Su 1000 litri d'acqua, 975 sono acqua salata. Il resto, ok, è acqua dolce. Vi faccio vedere queste immagini molto rapidamente. Vedete, questa sembra un'immagine, diciamo, pittorica. Anche questa sembra tagliata con la riga dal geometra. Questa un po' meno. Anche questa. Vedete, tutte quelle lì erano immagini di foresta amazzonica. Dice, ma che cosa è venuto a fare qua? A parlarci della foresta amazzonica? No, 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 no. Foresta amazzonica è il polmone della terra. È un biotopo fondamentale non solo per l'America del Sud, ma per tutto il pianeta. Finché continuiamo a considerarci esseri a tal punto evoluti da poter distruggere l'ambiente in cui dovremmo vivere, di evoluto non c'è niente, ve lo assicuro. Se invece cominciamo a pensarci come esseri che devono vivere integrati in questo ambiente, di sicuro non potremmo produrre quella deforestazione di cui vi ho detto, che viene prodotta, sapete per quale motivo? Per i mangimi OGM da usare negli allevamenti intensivi. Soia e altri cereali OGM come il mais che vengono dati agli animali. Direte, ma l'Europa ha rifiutato le colture OGM? Certo, ma l'Europa non ha rifiutato l'importazione
di mangimi OGM. Per cui ce li mangiamo eventualmente, comunque, i mangimi OGM. 70.000 km quadrati di foresta amazzonica trasformati in campi di soia in soli 10 anni. Ma voi sapete che cosa sono 10 anni nella tempistica con cui la foresta amazzonica si è formata? Sono uno starnuto. Sono uno starnuto. Tra l'altro, nella foresta amazzonica sono presenti una numerosità di specie animali, vegetali, ancora tutte da conoscere. C'è una varietà impressionante ed è la nostra salvezza, perché è nella varietà e nella differenza che noi troveremo la sopravvivenza, non nell'omologazione, nella formattazione. Se ognuno di voi fosse clonato, basterebbe uno malato e gli altri si ammalerebbero tutti. Invece, per fortuna, la risposta di ciascuno di noi è diversa. Vedete questo grafico? Il 70% è usato per i mangimi e l'allevamento, l'8% per alimenti di consumo umano. Arrivo subito col dirvi che la maggior parte dell'inquinamento che viene prodotto in questo mondo, in questo momento, è dovuto alle deiezioni degli animali negli allevamenti intensivi. E questo è quello che vi dicevo poco fa. Se con la nostra intelligenza riuscissimo a capire di non essere al vertice di una piramide da cui poter emanare azioni per distruggere, ma di essere, anche ponendoci al vertice di una piramide, se casomai questo fosse utile e funzionale, ma di essere a quel punto i protettori di un sistema senza il quale noi stessi non possiamo vivere. Perché ad un certo punto cementifichiamo, distruggiamo, eccetera, eccetera, non potremo mangiarci i dollari e neanche le monatine da 100 lire per chi ce le ha ancora in casa. Quindi il nostro ruolo deve essere di proteggere l'ambiente in cui noi siamo. In questo momento in Italia gli allevamenti intensivi la fanno anche qui da padrone, perché quando io vi parlo degli Stati Uniti magari voi pensate a qualcosa di molto lontano. E qui, chi sta leggendo la diapositiva, ci sono dei numeri, ma la cosa che più mi preme farvi vedere è questo. Il 71% degli antibiotici utilizzati in Italia viene utilizzato negli allevamenti intensivi. Voi avevate sentore che il vostro medico di base vi prescrivesse troppi antibiotici? E invece la maggior parte li usiamo per gli animali. Ma perché, direte voi? Gli animali hanno spesso la tosse? Gli animali hanno spesso la febbre? Gli animali prendono il raffreddore? Magari, può essere. Negli allevamenti intensivi la situazione è tale che si è altamente favoriti nello sviluppo di patologie infettive. Perché gli spazi ristretti e le condizioni chiamiamole subumane, ma disumane, in cui sono messi gli animali, promuovono l'insorgere di patologie di qualunque genere. Non ultima, per esempio, le mastiti da compressione meccanica per mungitura quotidiana nelle 24 ore continua. Voi sapete che una costante stress meccanico produce ematomi, produce alterazioni dei tessuti, anche se questi stress sono lievi. Questo porta a infettarsi, perché il tessuto diventa a quel punto fragile e l'infezione subentra. E infatti molto spesso le mucche da mungitura sono riempite nella loro alimentazione anche di antibiotici, oltre che di fattori di crescita, stimolanti la secrezione del latte, tutta una serie di chimica che serve alla funzione che viene richiesta dal mercato. A questo punto dovremmo sapere questo mantra che vi sto portando avanti.
il 72% delle missioni serra, io vado avanti veloce su alcune cose, questo ve lo voglio ripassare, uso di polveri proteiche per un certo periodo, ma non sappiamo anche adesso, gli animali hanno detto, siccome succede questo, vedete, l'allevamento intensivo produce ricchezza non si sa come, perché è un allevamento a perdere. Considerate che su 600 kg di un animale che viene portato al mattatoio, 200 kg diventa, tra virgolette, un prodotto da spendere sul mercato. Gli altri 400 della carcassa dell'animale sono da buttare, non si sa come riutilizzarli. Allora, in parte ci fanno i wurstel. Per il resto, seccato tutto, si riduce in polvere e diventa polvere proteica da dare agli animali. Per cui lo si dà alle vacche, quindi una vacca diventa una cannibale, pur essendo erbivora, ma mangia proteine di una sua sorella o di un suo fratello. E così anche i pesci, pensate, era il sogno del salmone, mangiarsi un giorno un bel bue. E c'è riuscito, con coerenza e, come dire, perseveranza, c'è riuscito il salmone, insieme a tutti i coloranti che gli danno per vedere se la carne, se è all'IKEA, il salmone dell'IKEA deve essere un po' meno rosa, il salmone norvegese deve essere un po' più arancione. Allora ci sono dei coloranti chimici che vengono dati all'animale per colorare la sua carne, e quindi spazi vitali praticamente inesistenti, stress continuo. L'animale sottoposto a stress, come tutti voi, produce gli ormoni dello stress. Questi ormoni non vengono metabolizzati. L'ultimo stress che compie l'animale, cioè quello della sua morte, di cui è pienamente consapevole, non viene più metabolizzato, perché una volta morto non c'ha più i sistemi per metabolizzare quello stress. E vi posso assicurare che rimane in quella carne. E quando ci se ne nutre di quella carne, ci mangiamo anche quello, ci mangiamo anche quell'animalità, ci mangiamo anche quella voglia di aggressività in chi si sente aggredito. Ci sono degli studi anche su questo, persone che sono state studiate, alimentate con la carne, alimentate senza carne, tutte aggressive di partenza, il livello di aggressività si riduceva in chi era alimentato senza carne e derivati animali. In ultima analisi, quando uno stress viene portato a livello, si arriva al sistema immunitario che va in default. Questo è un esempio. Un economista, tal Lappé, si è preso la briga di fare dei conti in tasca agli americani. E questo è un conto che viene fatto solo sulle derrate alimentari americane in un solo anno. Allora, lo vedete. 145 milioni di tonnellate, un numero stratosferico, di mangime OGM che viene dato ogni anno agli animali, si ottengono 21 milioni di tonnellate di prodotti da spendere sul mercato. Differenza, i conti proprio della domestica, 145 meno 21 milioni, 124 milioni di tonnellate di cereali che non hanno avuto resa e che da soli, come scarto, avrebbero dato da mangiare a 7 miliardi di persone in tutto il mondo per un anno. Forse la FAO era qui che voleva risolvere la fame nel mondo e si sono sbagliati. E hanno sbagliato nella monetina. Io ormai non è più un conio in corso, non si può fare niente, signori. Ci dobbiamo tenere la monetina, quella lì del 79 o chi ce l'ha del 78. Ecco, vedete come è un'economia, un'anti-economia. Ma chi ci sta dietro tutto ciò? Le mie care amate multinazionali del farmaco. Perché vi dico le multinazionali del farmaco? Perché molte multinazionali in questi ultimi anni hanno iniziato a sviluppare e a incrementare le loro imprese sul mercato, sull'alimentazione, partendo dal presupposto che loro potevano, in quanto
come dire, detentori del sapere chimico, potevano produrre cibo agevolmente. Per cui alcune producevano agenti defolianti usate nella guerra del Vietnam, si sono riconvertiti da azienda chimica ad aziende delle sementi OGM. Ma ce ne sono tante altre anche in Europa, come la Bayer, beh, quella lì era la Monsanto. Questa qui, la Bayer, la BASF, la Sanofi, ce ne sono tanti, la Novartis, tantissime, che si sono buttate sulle sementi e quindi sul cibo che in ultima analisi arriverà sulle nostre tavole. Vedete, queste sono le 10 multinazionali che posseggono tutto il resto. Vedete, naturalmente Unilever, Nestlé, Coca-Cola. Il voto in giallo è il voto che supera la sufficienza riguardo al rispetto del lavoro umano, rispetto del clima, la trasparenza e l'acqua. Come vedete, soltanto in alcuni casi, ma per via di facciata, molto spesso, rispettano certi alimenti OGM. Io vi faccio solo una carrellata, giusto per darvi degli spot. Mi è capitato di recente al Parma Etica di parlare solo di questo argomento, ho fatto solo una conferenza su questa cosa qui. Ma vedete, DNA, RNA virali, batterici animali nel nostro cibo. Si è visto che poi questi DNA possono scambiarsi col DNA dei nostri batteri del nostro intestino e i nostri batteri intestinali possono diventare resistenti agli antibiotici o alle sostanze e quindi possono essere riconosciuti in qualche situazione come batteri non più nostri del nostro intestino, ma da combattere, quindi il nostro sistema immunitario che si rivolge contro di noi. Il Bacillus thuringiensis è un bacillo che produce una tossina. Quando viene immesso all'interno di un seme, vuol dire che la pianta contiene quella tossina sempre, non solo sulla buccia perché il contadino gliel'ha spruzzata, la contiene anche dopo che l'avete sbucciata, la contiene dentro, in ogni parte, in ogni cellula. L'impollinazione selvaggia è un metodo che viene usato anche in Italia per far convertire i paesi che resistono agli OGM. L'ultimo caso è stato un caso in Veneto, un produttore insieme ad altri ha seminato un mais geneticamente modificato andando contro la legge, lui è molto spavaldo perché dietro c'ha la multinazionale che gli paga gli avvocati per difendersi, gli ha pagato tutta la filiera e perché? Perché l'impollinazione, le api, gli insetti, il vento, quando il polline va ad impollinare altre piante e quindi va a inquinare, non può essere più controllato. Vi faccio un esempio, il Canada era uno dei paesi OGM free a causa di questo cavallo di Troia che viene usato spesso, cioè a causa dell'impollinazione selvaggia, a un certo punto ha dovuto rivedere la sua normativa, la sua legislazione e ha detto a un certo punto abbiamo tutto inquinato, non possiamo certificare più niente, accettiamo gli OGM e quantomeno andiamo, diciamo, nel flusso del mercato. Semi-terminator sono semi OGM che nella successiva generazione non generano più piante, o se generano delle piante le generano fragili, deboli e malaticce. Questo che cosa obbliga? Obbliga gli agricoltori ogni anno a non raccogliere il proprio raccolto, una parte la si mette da parte per riseminarla, un'altra parte si vende il raccolto. No, il coltivatore è obbligato a acquistare. Andiamo avanti. Il futuro, perché devo chiudere, so che devo chiudere, vero? No? Ho ancora? Quanto ho? 20 minuti, va bene. Beh, questa è una diapositiva su come viene fatto un seme OGM, ma non, l'importante è questa, che dopo tutta la coltura, vedete l'ultima, semi OGM vengono dati agli animali e poi ce li troviamo sulla bistecca, sull'uovo, sul formaggio e poi ce lo mangiamo. Il futuro, il titolo di oggi era questo. Perché io vorrei che si smettesse di pensare al futuro come qualcosa che verrà. Ma nel futuro, perché
è un po' una delega al futuro, no? Ah, sì, ci penserò, inizio la dieta, ci penserò lunedì. La dieta, se è iniziata veramente nella tua testa, è adesso che è iniziata. Non può essere qualcosa che continuiamo a delegare. Per questo quello che vi dico, che il futuro è adesso. Il mercato, e il mantra di questo nostro incontro di oggi, non è un'esperienza mistica, invisibile, impalpabile. Il mercato siete ognuno di voi. Siete ognuno di voi che può fare oggi, non ieri, non domani, una scelta diversa e può costringere a fare scelte diverse a quella immagine mistica che si chiama mercato, che viene chiamata Nasdaq, che viene chiamato MIB, Fuzzi MIB o qualunque altro nome strano sia stato reperito dalla fantasia di certa gente. Il mercato siamo tutti noi e ognuno di voi è un cittadino politico. E quando parlo di cittadino politico non mi interessa il partito, anche perché se crediamo ancora che esistano i partiti, voglio dire, cioè, vabbè, non è il tema della nostra, del nostro incontro. Però dico, ognuno di voi è un partito politico a sé stante e come tale, facendo una scelta nel vostro quotidiano, una scelta di etica, di salute soprattutto, può cambiare le cose. E non le cambieranno i pionieri, non le cambieranno gli eroi, i coraggiosi. Ecco, qualcuno magari che quando mi dice, ah, ma sei stato coraggioso. Io magari sono stato pazzo, scemo. Non lo so che cosa sono stato. Lo dirà il futuro. Di sicuro avevo bisogno di libertà e di tempo da dedicare per far capire e divulgare tutta una serie di cose che molto spesso vengono taciuti dai canali del mainstream e che non possono essere veicolate secondo quelle direttive, ma devono essere veicolate in altro modo. Se aspettate che la rivoluzione, tra virgolette, o i cambiamenti li faccia qualcuno al posto vostro, è un po' come se accettaste di avere regalato da me o da chiunque altro un gran bel viaggio, il viaggio della vostra vita, solo che questo viaggio si svolge così. Voi avete vinto il viaggio, io vado, faccio le foto e poi vi porto le foto da guardare sul mio cellulare magari, quindi piccoline. Che esperienza di viaggio vi avrei regalato? Pessima. Il viaggio si fa viaggiando, il viaggio si fa bucandosi anche le scarpe, facendosi male, avendo le vesciche ai piedi, ma andando avanti e godendo anche del paesaggio o della pioggia o del fatto che ci si sia riparati in 4-5 sotto una tenda senza neanche conoscersi e di avere creato una rete, un'amicizia insperata. Questo è il viaggio, un sapore che nessuno può assaggiare al posto vostro. Per cui se qualcuno come me potrebbe dirvi, vi regalo a tutti un viaggio, solo che il viaggio lo faccio io e poi vi faccio vedere le foto, diffidate, diffidate, perché vi sta soltanto regalando un ulteriore strumento di delega per evitare che voi pensiate, per evitare che voi possiate fare l'esperienza del viaggio. Qualunque esso sia, anche da casa vostra al parcheggio. I motivi di una scelta vegan sono tanti, ma molto spesso mi ritrovo a vedere persone che cercano di fare sempre dei distinguo, perché sappiate che il fenomeno della tifoseria è importante in questo paese soprattutto, non perché siamo un paese che ama molto il calcio, ma perché con le tifoserie si crea quel... non so di chi è questo. Mi dispiace, ma ho sete. Con le tifoserie si crea il divide et impera. Una cosa vecchissima. Giulio Cesare. Dividi le persone, dividili in delle tifoserie. Uno tifa parteggia per una cosa, uno tifa per l'altro. E saranno ciechi. Saranno ciechi perché ognuno parteggerà per il campanile senza ragionare, senza criticare, senza mettere uno dietro l'altro il ragionamento. Solo perché il colore mio è il blu, io parteggio per il blu. E il colore di là è verde, io parteggio per il verde. E quindi il verde ha ragione a prescindere, così come anche il blu. Invece il percorso da fare è di integrazione, è di conoscenza,
E quindi quando si parla di rispetto per la vita, di sostenibilità, di etica, di salute, le tre cose e tutte le sfumature che queste tre cose macroscopiche possono portare, devono fondersi. Non possono non essere insieme. Perché ne va di tutta la nostra, come dire, il nostro essere a 360 gradi, il nostro essere umani. Perché quando qualcuno vi limiterà e vi dirà, ah, perché voi siete quelli etici, allora via con gli etici, diamo spazio agli etici, diamo spazio ai salutisti, e i salutisti si scontrano con gli etici. Ma vi rendete conto che qualcuno ci sta manipolando e sta manipolando la capacità di fare un ragionamento? Ma che differenza c'è tra chi ha fatto una scelta per un motivo o per un altro? Se alla fine il bene comune è quello di rispettare la vita, che sia la vita di un animale, che sia la vita della persona. Il rispetto della vita è oltre qualunque faziosità. Come vi dicevo, non occorre fare rivoluzioni, non occorre scendere col forcone in strada e urlare la verità. Io non ho nessuna verità da portare in giro, ho soltanto da condividere idee. Ed è fattibile. È fattibile perché oggi come oggi la American Diet Association, che non è un'associazione vegana, ok, ha stabilito già dal 1993, con una prima revisione di tutti i lavori della letteratura su questi argomenti, cioè l'alimentazione vegan-vegetariana, e poi nel 2006, e poi nel 2009, e adesso nell'ultima edizione, nel 2014, quindi stiamo parlando di una revisione di tutta la letteratura scientifica sull'argomento, che dal 1993 è cresciuta tantissimo, soprattutto in questi ultimi 7-8 anni. Guarda caso, un'associazione che non c'entra niente col veganesimo ha dovuto affermare, per tutte le volte in cui è stata revisionata criticamente la letteratura, che un'alimentazione vegan non solo è fattibile, e dice vabbè, si può fare, con mille arzigogolamenti si può fare, no, si può fare a qualunque età, dallo svezzamento all'età anziana, non ultimo, Manuel Comandini ce l'ha fatto vedere più di ogni altro, nello sport, quindi quando il corpo prestazionale viene portato agli estremi, e nel triathlon avete capito che di fatica se ne fa, io sono l'antisportivo, diciamo, il contraltare di Manuel. Questa immagine aveva una piccola animazione che ci porta ai giorni nostri, è un'immagine che ho costruito perché sono due immagini facilmente visibili. Diamo voce ai bambini, i bambini svezzati in modo vegan sono terribili, ve lo assicuro, è gente che vuol parlare, vuol dire la propria anche a 8 mesi, comincia a pensare troppo precocemente, gentaglia. Per favore, accomodatevi fuori. Il caso di quel bambino che mangia i rifiuti, probabilmente, che ha trovato per strada, e il caso di questi due bambini che invece sono cuore di mamma, ben nutriti e ben amati, perché molto spesso l'amore, soprattutto delle nonne, coincide con l'imbuto alimentare, no? Le nonne hanno un cuore a forma di imbuto, io lo so. Cioè, no, non a forma come ve lo immaginate, no, è a forma così, è con l'imbuto. Un po' come quello che viene usato per le povere anatre del foie gras. Ecco, vedete, per me, questi due bambini, questi tre bambini, ma queste due immagini di bambini, coincidono con la parola denutriti. Sono entrambi bambini denutriti. Perché quando mi si parla e mi si dice che l'alimentazione vegana è carente, poi vedremo di cosa eventualmente, io dico sì, è vero, l'alimentazione vegana è carente di grassi saturi, è carente di grassi transidrogenati, è carente di sostanze OGM, è carente di proteine alterate, è carente
di tutta una serie di estrogeni antibiotici che vanno ad agire a livello intestinale, è carente di un sacco di altri elementi chimici aggiunti che vanno a produrre una disbiosi intestinale, è carente di proteine modificate come per esempio quelle di alcuni tipi di grano che hanno un glutine fortissimo, molto più elevato rispetto ad altri grani antichi e che ha distrutto e continua a distruggere gli intestini di tante persone, pur essendo il grano un alimento vegan. Direte voi, ma è andato in contraddizione? No, non bisogna pensare che siccome tutto quello che è vegan è assolutamente salutare, questo è importante, per cui bisogna sempre avere gli occhi aperti. Spesso si pensa che togliendo dalla nostra dieta la carne, le uova, i formaggi, tutto questo ben di Dio che rende un bimbo molto più nutrito, vedete quei due bei bimbi, mani tolte all'agricoltura, si sia nutrizionalmente poveri. Questo non è così. Noi come corpo umano abbiamo bisogno di tre macroelementi fondamentalmente: grassi, carboidrati, proteine. Poche proteine, pochi grassi, tanti carboidrati. Fine. Il latte di mamma contiene pochissime proteine. Come mai? Vuol dire che Madre Natura ha fatto un errore. Vuol dire che Madre Natura ha pensato qualcosa di sbagliato, che però, sbagliato per sbagliato, consente ad un individuo nel primo anno di vita di triplicare il proprio peso. Pensatevi voi, se qualcuno vi proponesse di triplicare il vostro peso in un anno, adesso. Eppure questo accade con un latte materno povero di proteine, ma ricco di grassi e di carboidrati. Nel passaggio all'alimentazione vegan non ci sono carenze, anzi, c'è la scoperta di un mondo molto spesso sconosciuto, di alimenti comuni. Non parlo di alimenti esotici per forza, perché quando mi dicono, ah, ma quindi tu sei vegano, quindi tu mangi il tempeh, il natto, il tofu. Cioè non necessariamente bisogna mangiare il tempeh con la H finale che fa Deborah. Non so se ci sono delle Deborah qui con l'H finale. Non necessariamente bisogna nutrirsi di prodotti derivati dalla soia, che possono essere un'integrazione culturale, sicuramente, l'accoglienza di una cultura diversa dalla nostra, va benissimo, ma non necessariamente si deve diciamo, associare questo. Abbiamo proteine in eccedenza anche nella scelta vegan. Il problema non solo sono le proteine animali, ma l'eccedenza di proteine. Per cui, oddio, ho fatto la scelta di non mangiare più carne, di non mangiare più latte, di non mangiare più uova, quindi botte di robe a base di proteine. Non esiste. Siamo iperproteici per niente. Non servono tutte queste proteine. Non servono. I grassi, idem. Non ci servono grandi quantità di grasso, ci servono qualità di grasso. Quando abbiamo introdotto grassi omega 6, omega 9 in quantità enormi, anche in una scelta vegan, non ci serve per forza la margarina o la panna o quell'altro. Per esempio, non si dà mai, diciamo, il senso degli omega 3. Noi siamo carentissimi di omega 3. Oggi è un grasso che è fondamentale, io lo chiamo il grasso medicinale, perché ha non solo effetti, diciamo, di tipo nutrizionale, ma anche di tipo farmacologico. Perché si è visto va a migliorare l'ossidazione delle cellule, va a migliorare la produzione del rinnovo delle copertura delle cellule nervose, perché anche le cellule nervose hanno una copertura che si ricambia, e se non si ricambia, e quindi va soltanto a depauperarsi, succede che poi in certi punti il filo elettrico è scoperto, e laddove è scoperto va in default, e il segnale che passa attraverso il filo elettrico neurone non arriva bene. E allora scopriamo che la sclerosi multipla e tutte le degradazioni di questa patologia possono emergere e possono migliorare, migliorando, guarda caso, la disbiosi intestinale, il microbioma intestinale, che è il vostro
organo più popoloso, perché voi pensate di essere degli esseri umani fatti di cellule. Chi di voi non pensa questo? Alzate la mano. Siete fatti di cellule, sì o no? Sì? Ok. Vi dico già, vi do una delusione, siete fatti di batteri, non siete fatti di cellule, perché siete fatti di 10 alla 13 di cellule. E in uno spazio molto più ridotto di tutto il vostro essere, il vostro intestino, avete 10 alla 14 di batteri. Un ordine di grandezza in più. Quindi siete degli esseri, dei licheni, misti, cellule e batteri. Vi è data una grande delusione oggi, io lo so. Però è così. E allora cerchiamo di guardare le cose con un altro occhio, o con altri occhi. E sempre diversi, sempre pronti a cambiare le idee, perché non c'è preconcetto peggiore del dogma. Io dico sempre che ho un solo dogma: non avere dogmi. E allora, verdure, cereali, legumi, frutta, frutta secca, semi oleaginosi. Molti piatti della nostra tradizione, soprattutto quelli della saggezza popolare, sono già vegan. Sono già nutrizionalmente un piatto completo, che hanno in sé tutto, hanno i grassi, le proteine, i carboidrati, che ci servono per nutrirci. Fine. Non dobbiamo cercare altrove. Chiudo, forse è il momento... No. Dimmi. Per le domande. Faccio solo l'ultima cosa... Ah, ok, benissimo, io sono oncologico quando è così, mi espando, come il tumore, no? Che si espande e occupa spazio, no, sto scherzando, non ruberei mai il tempo a nessuno. I cereali sono ricchissimi di proteine, ma il cereale integrale. Ecco perché quando si fa una scelta, dire ma io il pane, ma sì, anche il pane di farina bianca, va bene, non fai soffrire sicuramente un animale, ma stai facendo soffrire te, perché le farine bianche sono il primo killer del nostro intestino. Le gluteomorfine che si formano nella digestione di un pane ad alto tenore di glutine ottenuto con farine bianche vanno ad agire sui stessi recettori della nicotina e dell'eroina. Ecco perché, ma io adoro la pizza e non posso farne a meno. Sono le gluteomorfine, è qualcosa che vi ha drogato. Allora, cominciamo a cercare la scelta di farine integrali. Si può fare la pizza con le farine integrali. Le pizzerie che la fanno non hanno ancora chiuso. Allora, cerchiamo di compiere delle scelte ogni volta. Ma questo vegano è un gran rompicoglioni, E prima perché non ha ammazzato... E poi, scusatemi il francesismo, io sono molto poco, in line, sono offline. Capito? A un certo punto mi chiedi pure la pizza con la farina integrale, e va bene, non la fai? Adeguati. Il mercato lo chiede. E il mercato a volte ha il nome di Marina, Manolo... Rossana, è quello il mercato. Mercato è una parola troppo massificante, è ognuno di noi che deve fare la scelta e deve fare la domanda. E il mercato poi si adegua. Occhio sempre, perché poi esiste anche la Granarolo che immette il latte di soia pieno di zuccheri o il latte d'avena pieno di zuccheri per stare sul mercato. Una ditta che ha fatto latte fino a ieri, ok? Quindi, ma c'è redenzione per tutti. E si può migliorare sempre. È un ottimo gesto. Beh, qui andiamo su qualcosa di poi troppo, troppo specifico. I legumi. Bene. I legumi, massima fonte proteica. Qualcuno dirà, oggi parlavo con qualcuno che mi conosce, magari che ha detto, ma i fitati sono degli antinutrienti, mi hanno spaventato. Sì, ebbene, i fitati sono presenti nei legumi, in massima parte, ma anche nei cereali. Quando la pratica dell'ammollo viene compiuta, i fitati si sciolgono e vengono eliminati. Addirittura oggi ci sono degli studi scientifici che dicono che i fitati
in minima parte presenti nella nostra alimentazione potrebbero, è ancora tutto da dimostrare, ma potrebbero avere degli effetti anticancerogeni. Allora domani poi avremo il mito del fitato. Cerchiamo di ragionare, cerchiamo di essere, come dire, guardiamo le cose, non, come quello che mi dice, ma l'arancia c'ha la putrescina e la cadaverina come gli animali, come la fetta di carne. Non è vero, ci sono delle poliammine nelle arance, ma non sappiamo ancora come le poliammine delle arance possono agire rispetto a quelle della carne. Quelle della carne, dopo 15 anni l'OMS si è svegliata così e ha detto, ma forse la carne lavorata, forse, non è per niente forse, ma è certificato, è oncogeneratrice, cioè produce tumore. Non è così, forse hanno detto che... Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando scrive quelle due frasi, soppesa ogni lettera di ogni parola. La frutta secca. La frutta secca, grande apportatrice di grassi buoni, gli omega 3 soprattutto, ma soprattutto di proteine, anche lì. Quindi vedete questo mito delle proteine che non ci sono nell'alimentazione vegana. Come sparisce. La frutta può essere essiccata, sciroppata, ma soprattutto la frutta fresca. Quando vi parlo, ah ma io mangio lo yogurt alla soia, alla vaniglia, perché quello là normale non mi piace, sa di fagiolo. Perché non puoi mettere la frutta fresca nello stesso yogurt alla soia? La vaniglia è un prodotto industriale. Ti fanno vedere il baccello di vaniglia, ma vuoi vedere che gli hanno messo la vaniglia del Madagascar? Io credo proprio di no. E così i grassi, gli oli, i cibi. Io vado avanti a chiudere. Scusate. Beh, questi sono i cibi, diciamo, quelli che, di cui vi parlavo, ma volevo chiudere con una cosa di cui si è parlato poco prima e... La vera carenza che in qualche caso può essere riscontrata in un'alimentazione vegan. La vitamina B12. Adesso io non vi faccio qua il pippone sulla vitamina B12, su cui vi potrei fare una conferenza intera, ma vi dico solo due o tre cose. Molti onnivori che si alimentano in maniera onnivora sono carenti di vitamina B12. La vitamina B12 è presente nelle carni e nei derivati animali perché quelle sostanze sono state aggiunte chimicamente al mangime degli animali. Ok? Quindi l'animale ce l'ha perché gliel'hanno dato con la chimica, perché l'animale non ha più la possibilità di brucare l'erba dove erano presenti i microorganismi che producono la vitamina B12 e che eventualmente colonizzano l'intestino o gli stomaci di quegli animali che poi la introiettano nelle loro carni, nei loro muscoli, eccetera, eccetera, eccetera. L'essere umano, quindi, può andare in deficit di vitamina B12 a prescindere dalla sua alimentazione. Vi faccio un esempio. Sono un tipo ansioso, c'ho sempre la gastrite. Il mio capo mi dà fastidio, ho la gastrite, prendo il famoso antigastrico, il Malox con i sali d'argento, oppure un lansoprazolo, quindi un inibitore della pompa protonica. Ebbene, queste sostanze possono far sì che insieme alla vostra gastrite non venga prodotto un fattore che si chiama fattore intrinseco di Castle è uno che l'ha scoperto e gli ha dato il nome, che è l'elemento fondamentale che si lega alla vitamina B12 e che presenta la vitamina B12 alla cellula intestinale per poter essere assorbito. Quindi uno può paradossalmente ingurgitare chili e chili di vitamina B12 al giorno e non assimilarla. Motivo per cui oggi la corretta eventuale integrazione viene e deve essere fatta per via sublinguale, dove esiste un circuito venoso che assorbe direttamente la vitamina B12 e la porta nel circolo ematico direttamente, un po' come se vi foste fatti un'endovena di vitamina B12.
Per quanto riguarda le piante che contengono vitamina B12, ci sono molte piante, soprattutto le alghe, la clorella, l'alga verde azzurra del lago dell'Oregon, lago Klamath, quindi l'alga Klamath, la spirulina, qualcuno parlava dell'aloe, ma ci sono anche i semi di girasole. Ebbene, a tutt'oggi la vitamina B12 in essa presente non è in una forma assimilabile dall'organismo umano. Avrei piacere che questi tre punti, lì mi tacito poi, siano più che chiari. Naturalmente, se un giorno arriveremo a scoprire che ci sarà un modo per poter assimilarla in maniera diversa con l'alimentazione, io sarò il primo, proprio perché il mio primo e unico dogma è non avere dogmi, dire bene, però quello che è la conoscenza oggi, a tutt'oggi, della scienza è questa, e a questa ci dobbiamo adeguare, perché poi si rischia di prestare il fianco alle situazioni che non aspettano altro che questo. Ecco, vedi, quello faceva il vegano, la vitamina B12, arriva il medico, quello calabrese, quello col baffetto bianco, non è calabrese, ma è calabrese. E naturalmente arriva, ecco, è carente, ha pensato di mangiare le alga, l'alga Klamath o qualunque altra cosa, e naturalmente, se invece di mangiare la bella bistecca come io consiglio ai miei giocatori della Juventus, visto che lui si fregia di essere il nutrizionista della Juventus, avresti avuto la vitamina B12. Ecco. Poche informazioni, tre punti. Ce l'ha, ma non è ugualmente assorbibile. Quindi, io con questo mi silenzio, perché se no c'ho il problema della logorrea, io andrei avanti. Vi ringrazio per l'ascolto, perché credo di avervi visto un po' interessati, e vi ringrazio, e se ci sono domande io sono qua. Grazie mille. Illuminante quanto veramente interessante conferenza. Ecco, questi sono quei medici che ritengo siano fondamentali proprio per poterci aiutare a guarire, a capire come comportarci quando vogliamo mangiare, uno stile di vita, eccetera. Queste sono le persone affidabili, quindi ognuno di noi sicuramente ha bisogno almeno una volta nella vita di affidarsi a un medico. Non prendiamo il primo che ci capita, non prendiamo quello più comodo, non scegliamo quello più comodo, scegliamo chi davvero sa, chi davvero sappiamo che ci può seguire e accompagnare, perché la salute è veramente un nostro diritto, abbiamo il diritto di stare bene. E però molte volte non abbiamo le capacità e le conoscenze per poter migliorare la nostra salute, quindi ne abbiamo un eccelso qua, io sono lusingata, veramente felicissima. Chiedo per cortesia se qualcuno mi può accendere la luce, scusate, grazie. A questo punto vi chiedo, ci teniamo ancora 5 minuti per qualche domanda da fare al nostro dottore che abbiamo qua e poi passiamo a un altro argomento. Quindi se qualcuno ha bisogno di chiedere qualcosa me lo dica, volentieri, 5, 6, dai 5 ai 10 minuti al massimo. Personale, veloce, in quale università ha trovato un master di scienze dell'alimentazione vegetariana vegana? Funziona questo, sì. Sì. L'università di Ancona? No, al momento no. Anche il direttore dell'università, cioè il direttore del master, è stato anche abbastanza boicottato, perché naturalmente non andrebbe bene. Sì, io ho scelto di fare questo percorso, devo dire che è un percorso molto bello, anche per il fatto che, siccome so di vivere in un paese bigotto, era necessario avere un titolo non rilasciato da un ente chissà chi, ma da un'università italiana, da una facoltà di medicina e chirurgia,
con tutte le targhette. Pensate, c'è anche la targhetta dell'Istituto Veronesi. Era uno dei motivi per cui mi volevo disiscrivere, però a quel punto... Salve, volendo fare un'alimentazione vegana e anche integrale, per alcune patologie, tipo dell'intestino, e quindi per una persona che non tollera l'integrale, i legumi, come si fa? Si fa che intanto bisogna capire perché non tollera l'integrale, quindi bisogna capire se c'è una disbiosi intestinale, se c'è una intolleranza al glutine, una celiachia manifesta, cioè... Ci sono tanti sono motivi, varie, sì, sono tanti i motivi, gli approcci, poi a quel punto intanto si può, non è che integrale vuol dire per forza col glutine e non integrale senza glutine, ci sono per esempio cereali che non contengono glutine e che contengono, hanno un assetto proteico eccellente, per esempio penso in questo momento agli pseudocereali come la quinoa, l'amaranto e il grano saraceno, che sono dei trattati, non sono dei cereali, sono trattati o li trattiamo diciamo dal punto di vista nutrizionale come dei cereali e hanno un assetto proteico perfetto, anzi meglio di una fetta di carne, e che gradualmente possono essere reinseriti se il problema per esempio è un problema di glutine. Se di fibre? Se di fibre, lì bisognerebbe capire, all'inizio è possibile dover privare o ridurre fortemente la fibra, soprattutto quella non digeribile, perché le fibre sono diverse, ci sono fibre idrosolubili e fibre non idrosolubili. Allora, a quel punto è ovvio che per ricostituire una ferita, in questo caso una ferita della mucosa intestinale, non serve andare a spazzare ogni giorno con la scopa della Befana, ma andare con il pennellino di martora finto e quindi con un qualcosa di molto leggero e quindi eliminare la fibra. La fibra non necessariamente deve essere introdotta in maniera massiva, però la fibra idrosolubile sì, si può e gradualmente poi si può vedere a secondo dei livelli di guarigione se inserire o meno quella non idrosolubile. Però cioè, si naviga sempre a vista, non c'è un protocollo, ecco. La persona, a seconda di come risponde, gradualmente, io seguo delle persone, alcune persone tollerano una cosa, alcune persone esatto. Non la tollerano, e si va pian pianino. Ma anche per quanto riguarda, ad esempio, il discorso delle poliammine che ha fatto prima, eccetera, per alcuni tipi di tumori, ad esempio, questo è un altro discorso, ho sempre sentito alcuni dottori dire no, però ci sono... frutti che fanno bene in assoluto, ma per alcuni tipi di tumore sarebbe meglio eliminarli. Allora, non tutti però sempre hanno un quadro della situazione della salute chiaro, perché il quadro della situazione può cambiare da un mese all'altro, per dire. Allora, il discorso è questo, è un ragionamento fatto sulla logica. Il tumore si nutre molto goloso di zucchero, ok? Quindi se forniamo fonti di zucchero importanti, è ovvio che se ne approfitta pure il tumore. Ma il concetto è questo, quello che molti si dimenticano, è che la nostra cellula, intanto il tumore, che cos'è il tumore? È una parte di noi, cioè non è un elemento alieno che viene introdotto nel nostro organismo da chissà quale sfiga, è una distorsione del nostro essere, del nostro corpo fisico, che si esprime in quella situazione, in quell'organo, per tutta una serie di cofattori, non solo alimentari, ambientali, ma di tante altre cose di cui ci siamo nutriti nella nostra vita, che magari non sono passate per la nostra bocca, ma sono passate per altri veicoli, ok? Per cui lasciamo perdere, se si aprirebbe un mondo. Allora, vuoi andare a privare la cellula dello zucchero? Ma la cellula si nutre di zucchero, perché noi utilizziamo il glucosio per fare il nostro metabolismo. Allora, devi distinguere il fatto che una cosa è una bustina di zucchero che tu metti dentro, e una cosa è mangiare un frutto che ha delle fibre e che modula l'assunzione del fruttosio in esso presente in un modo diverso. Per cui di sicuro ti dico non mangiare lo zucchero, ma non ti dirò mai limita la frutta, perché secondo me è un ragionamento a compartimenti stagni, cioè senza un ragionamento dietro. E mi dispiace, lo fanno anche dei medici che io stimo molto, esatto. Perché per esempio Franco Berrino, esatto. Che io stimo tantissimo, in questo secondo me pecca, perché non mi puoi dire l'arancia fa benissimo, però io a uno che è ammalato di tumore non gliela darei. Arancia, perché? Kiwi... Sì, vabbè, ma dico, ma perché?
Ok. Allora, direi che possiamo concludere qua. C'era un'altra domanda. Però, sì. Ecco, capisco che in effetti sì, 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 si iniziano una serie di domande a catena. Allora, siccome abbiamo fuori un tavolino con sopra tutti i libri del dottore... Uno è il libro, tutti, varie copie. No, tutti i libri, tutte le copie del libro del dottore. Adoro scherzare, scusatemi, ecco, non riesco a essere troppo serio fino in fondo. Vi ho dato un'immagine che è un po'... Ero proiettata nel futuro. Sì, nessun problema. Quindi, allora, facciamo così. Andate a comprare il libro... tante copie di un libro e... e poi potete anche comunque approfittare di questo momento per fare qualche domanda va bene, al dai, nostro ecco, dottore tolgo il disturbo perché se no ho capito che se non si va non c'è più fine. Grazie mille, grazie a voi, grazie ancora, grazie mille.